Non ditemi che avete finito. Oh, cacchio. Ma un minuto di sound check. È la tipa che No, lo so, ma possono fare un altro minuto di sound check apposta per la mia diretta, per favore? Grazie. Allora ragazzi, benvenuti, siete collegati in questo momento con Capannori, un locale che ha un nome che è tutto un programma. Il locale si chiama Prodotto Non Conforme, eh? E poi vi presenterò la titolare. Allora, come avete sentito, ho pregato... Come vi chiamate? Come vi chiamate? Il gruppo, come si Acid chiama? Acid Brains. Exit Break. Cervelli acidi. Ah, ok, Acid Breaks, Brains, ok, cervelli acidi. Bene, stanno facendo, anzi avevano già finito a dire il vero, il sound check, ma li ho pregati di riprendere. Ecco, come sentite c'è un innesco, è il microfono della batteria, della cassa della batteria che... Quindi ascoltiamo gli Acid Brains, cervelli acidi, che fanno questa prova e poi il concerto comincerà più tardi. Grazie ragazzi, è un pezzo vostro? No, è vostro? Non si è fatta tutta. Sì, è un pezzo, l'ho capito. Voi fate solo musica vostra? Si fa anche qualche cosa, ma prevalentemente si fa canzone. Perfetto, bene. Allora, a che ora si comincia? Alle 10:30, giusto? Il concerto inizia alle 22:30. Noi con un altro gruppo? Sì, con Avant Gardener da Parma, e ok, noi alle 11:15. Quindi 22:30 e poi 23:15 con gli Acid Brains e invece Avant Garden? Gardener, giardini davanti, giardinieri davanti di Parma. Grazie ragazzi, a più tardi. Allora, adesso c'è silenzio e quindi possiamo andare a intervistare la nostra carissima amica Manuela, se la troviamo. Eccola qui Manuela. Ciao Manuela, tra l'altro sai chi c'è in chat, indovina? Non lo so, Nando. No, un altro carissimo amico nostro che comincia con la fu Fulvio. E finisce con la que. C'è Fulvio. C'è Fulvio. Fulvio. Però mettiamoci un po' illuminati. Dove vuoi andare? Dove c'è un po' di luce. Ma me non mi vedi meglio, eh? Madonna, che sciocchezza che dici. Io accendo il flash. No. Allora. Ascolta, Fulvio. Allora, innanzitutto, ciao Fulvio. Guarda un po' se facciamo andare questo pianista verso Genova.
i primi di dicembre, perché non sarebbe lui male, è disponibile e mi sembra che sia un'occasione da non perdere. Beh, l'hai sentito tu dal vivo, eh? L'ho sentito, ma insomma, l'ho sentito anche a Massarosa, è meraviglioso. È meraviglioso. Ma poi è una persona splendida. Sì, sì. Diciamo, anche lui ha un concetto di comunità che ci è molto vicino. Sì. Si è messo a disposizione e questa è una cosa bella. Ecco, però oltre a Fulvio ci sono altre una dozzina di persone già qui in rete, quindi salutiamo anche tutti gli altri. Io saluto tutti, ovviamente. Senti Emanuela, io voglio che tu mi racconti quello che già mi hai raccontato per telefono, che io ho già sintetizzato in un due o tre mie, mi scappa la diretta. Ma che cosa è successo due settimane fa qui? È successo che mi hanno chiuso senza che io abbia nessuna responsabilità, è anche specificato nelle carte, con l'articolo 100 TULPS. L'articolo 100 TULPS... TULPS? TULPS. E che vuol dire TULPS? È un acronimo che riguarda le attività pubbliche di somministrazione come la mia, i bar, i locali pubblici, insomma. Okay. E praticamente qui diciamo che gli ultimi giorni del mese scorso, una sera, improvvisamente sono arrivati qui nel posteggio 7 auto della polizia, carabinieri, 3 cani. E polizia e carabinieri? C'era un po' di tutto, c'erano i NAS, c'era un po' di tutto. Io onestamente poi non ho fatto un censimento di quanti. Ma dico, erano misti, c'erano sia i poliziotti che i carabinieri? Io credo Digos, NAS e carabinieri, però potrei anche sbagliare. Tutto quello che dirò potrebbe... Tu racconti quello che tu pensi di aver visto. La mia percezione, certo, di quello che è, certo, stato. Senti, ci mettiamo dentro, così c'è dentro più luce. O anche qui a sedere, come preferisci. No, ma giusto per avere... Ecco, magari qui vediamo... Sì, qua già la luce va meglio, no? Perché sennò se mi rovino... Ecco, sì. Perché se mi rovino tutta la batteria, poi ho difficoltà. Allora... Praticamente... Sono arrivati e io mi sono spaventata da morire, perché certo, ho visto che arrivare un esercito... Perché 7 macchine, in ogni macchina ce n'hanno almeno 3? Sì, erano le 11 di sera, nel mio locale era di giovedì sera, nel mio locale c'erano circa un centinaio di persone, tutti ragazzi, età media 25 anni diciamo, c'era qualcuno sui 30, qualcuno che magari ne aveva 20, ma insomma, l'età media, un centinaio di persone, perché quella sera lì improvvisamente c'erano stati due compleanni, erano quei ragazzi che festeggiavano, e noi lavoriamo molto con i giovani, e non era una cosa strana per noi, insomma. Sono arrivati questi poliziotti, questi carabinieri, e io mi sono spaventata, ho detto, sono andata fuori, ho detto, che è successo? E mi hanno risposto, normale controllo, cioè, normale controllo. Per me, forse in Val di Susa era un normale controllo, insomma. non siamo abituati a questo spiegamento di forze così. No, perché ricordiamolo, perché le persone adesso qui stanno venendo in chat, prima erano 10, adesso sono già 16. Quello che ha detto prima, sono arrivate 7 macchine? Ora io non ricordo. Un certo numero, diciamo, più di 4 sicuramente, 5, 6, 7 macchine. Più di 20 persone in divisa. Quindi una ventina di persone in divisa, tra poliziotti, più i cani. Sì. Quanti cani erano? Io credo 3. 3 cani. Io ne ho visto uno, io, però mi dicono... Che ce n'erano anche degli altri. Praticamente dalle 11 sono stati qui fino all'1:30. Hanno trattenuto qui le persone, le hanno identificate tutte, poi mi hanno, diciamo... scannerizzato tutto il locale coi cani e praticamente niente, poi sono andati via e il giorno 10 di ottobre mi sono stata convocata dal maresciallo dei carabinieri qua di zona e mi hanno comunicato che mi chiudevano il locale per 15 giorni. Sul documento si fa riferimento all'articolo 100 TULPS, quindi questa iniziativa, ora non so i termini legali giusti per definirla, arrivava direttamente dal questore della provincia di Lucca e si diceva che nel corso del controllo erano state trovate diverse persone con precedenti penali e precedenti di polizia. Ora io sono andata a vedere su internet cosa sono i precedenti di polizia. Allora, i precedenti penali, diciamo, comprendono anche le persone che hanno avuto la patente ritirata per un bicchiere in più, per superamento del tasso alcolico, cosa che in un bar è abbastanza... Può capitare. Diciamo di sì. E non è responsabilità del gestore del bar, però. No, nel documento con cui mi si chiude si specifica che io non sono responsabile. Ah. Cioè c'è proprio la dicitura, indipendentemente dai gestori dei locali. Infatti io non ho avuto nessun tipo di multa, di...
ma io non sono stata mai nemmeno convocata. Nel foglio si fa riferimento a altre visite qui che io non avevo nemmeno visto, perché non erano mai entrati dentro il locale. Io pensavo, quando vedi i carabinieri che controllano il posteggio, io sono contenta perché qui dietro hanno fatto diversi furti, lì nel supermercato hanno fatto diversi furti. Mi fa felice vedere le auto della polizia che controllano. Quindi non avevo avuto nessun tipo di notifica o avvertimento, e questo non mi dava da pensare. Invece nel foglio poi si fa riferimento a altri interventi fatti anche dopo l'orario di chiusura, cioè quando io non c'ero più nel locale. Sì. Evidentemente qui già una volta precedente nel posteggio avevano fatto dei controlli, forse avevano trovato un grammo e mezzo, ma io non sono sicura perché non ho ancora i documenti, ho fatto gli accessi agli atti, sì. Però ancora io non ho potuto visionarli perché c'hanno 30 giorni di tempo prima di fornirmeli, tramite l'avvocato ovviamente. Però io non avevo avuto notizia di niente di queste cose. Ma scusami, facciamo un passo indietro, ma quando loro sono andati via da qui, dopo 2 ore circa di controlli, loro hanno trovato qualcosa subito dentro il locale? Mi hanno detto di sì, praticamente io non ho visto niente, ho visto niente. Loro hanno detto che nel retro avevano trovato con i cani presenti un centinaio di persone, ragazzi sui 25 anni, sia chiaro, 3 pezzettini di hashish nei sassi del giardino. Sì. Tirate in terra, sì. E fra i fiori, poi a voce mi hanno detto qualcos'altro di chimico, ma io, a quello che ho capito io, 3 grammi, non so, io non me ne intendo sinceramente di questi argomenti, quindi non ho, e non me l'hanno specificato. Nel documento si fa riferimento a 1,5 grammi sequestrato a un cliente là in fondo al posteggio, sul ponticello con cui si accede. E questo cliente l'hanno portato in gattabuia, naturalmente, perché qua in Italia per 1,5 grammi, no? Ah, no? Non credo, segnalato forse. Segnalato, ok. Comunque a me queste cose, cioè non è questo. Le hai scoperte dopo leggendo il documento, non te le hanno esatto, dette? Ma in pratica okay. A me mi hanno chiuso, il motivo, articolo 100 TULPS, il motivo per cui mi hanno chiuso è perché qui c'erano pregiudicati e con precedenti di polizia, fra 100 erano 17 persone, e si fa riferimento a 3 persone con precedenti per droga. Però naturalmente non mi hanno detto chi sono, io non ho la possibilità di domandare ai clienti la fedina penale, né i precedenti penali. Considera poi che per precedente di polizia si intende anche, ad esempio, se tu sei citato in un esposto per questioni di, che so, una cosa futile, il tuo vicino fa un esposto per i confini di casa e sei citato nell'esposto, quello è un precedente di polizia. Questo me l'ha spiegato internet e me l'ha spiegato il mio avvocato poi, perché io non lo sapevo. Comunque in queste 17 persone c'era persone che avevano avuto la patente ritirata, un ragazzo che magari... Ma scusami, ma anche se ci fosse stato un killer seriale che però aveva già finito di scontare la pena, non è che tu nel tuo locale dici no, tu non entri, ma tu che fai? Chiedi la fedina penale? No, ma infatti a me... Cioè se venisse dell'Utri, tu qua lo fai entrare, non è che gli puoi dire lei stia fuori? No, io sono obbligata a servirlo. Anche se venisse Berlusconi, condannato per frode fiscale in via definitiva, tu sei costretta a dargli la birra, quello che lui ti chiede. Io sono un locale pubblico e non posso mandar via. Dico, ho citato Berlusconi non tanto per citare Berlusconi, non me ne frega niente, ma perché è una persona che tutti sanno che è un pregiudicato, perché lo conoscono tutti. Ma se viene uno che è sconosciuto, vengo io con la mia faccia, o uno che è proprio una persona. Il problema è... Tu mica gli puoi fare lo scanner. Infatti io non mi è stata addebitata nessuna responsabilità. Ma allora perché ti hanno chiuso il locale? Perché il locale rappresenta, secondo il questore, un pericolo per l'ordine pubblico. Questo lui sostiene, però qui devi considerare che io sono aperta da 4 anni, non è mai successo niente, non c'è stata mai una rissa, un incidente, un problema, cioè è un locale frequentato da parecchi giovani, capisci bene, chiunque è stato in locali tipo un pub, noi pub ristorante, quindi ci sono tantissimi giovani perché noi gestiamo questo locale diciamo nello stile 5 stelle, siamo una comunità. Vedo la bandiera lì, ecco, vedete? No, forse non si riesce a vedere, ma vi garantisco, sul tetto c'è una bandiera del momento. Ma com'è che non c'è neanche una bandiera NOTAV? La bandiera NOTAV c'era, però qualcuno mi ha consigliato di toglierla. E tu perché hai accettato questo consiglio? Perché è in lavatrice a lavare, dopo la rimetto. Ah, ecco, cavolo, cioè questi consigli non si accettano, non è che io no. Ti potrei consigliare di buttarti al fiume, no, e tu che fai, ti butti al fiume? No, è in lavatrice perché era un po' macchiata. Ah, allora, poi la metti? Vabbè, la rimetto sicuramente, okay. Sono quello per me. Al di là del discorso NOTAV, quelli sono ricordi di amici che dalla Valsusa
L'anno scorso sono venuti qua in una quindicina, una ventina, sono stati qui 3 giorni, hanno fatto un flash mob in occasione di Lucca Comics and Games. Loro vennero vestiti da Asterix e Obelix, avevano fatto tutta la squadra di Asterix, diciamo. Era stata una bella esperienza, mi avevano lasciato la bandiera, e ho anche una bandana dei Notav, ho i libri di Notav. Scusami se ti interrompo, Manuela. Qua Rosanna Rollo mi chiede, ma senza nessun mandato? Cioè, vabbè che un locale pubblico non è un'abitazione privata, ma possono venire loro? Sì, la polizia può fare qualsiasi cosa, i carabinieri possono fare qualsiasi cosa. Da quando poi il famoso problema del terrorismo, no? Possono venire anche in casa tua. Se no, in casa mia, se non hanno un mandato, li prendo a calci in culo. No. Ci devono solo provare. Se loro devono fare, sospettano qualcosa di te, però io non sono un legale. No, mi dispiace. Se viene un poliziotto o un carabiniere in divisa a casa mia, privata, in ogni caso se non c'è un mandato del magistrato, io li prendo a calci in culo. In ogni caso questo è un locale pubblico. Okay. No, l'unica cosa è che io so che non è vero che questo è un locale pericoloso. E mi sono spaventata io, mi sono spaventata perché ho pensato, magari ci sono persone qui dentro che si riuniscono per, diciamo, programmare qualcosa di malefico e io non lo so. E io qua, voglio dire, ho spesso persone del Movimento 5 Stelle, Ma non sarà mica quello il problema? Non è che magari al questore sta un po' in culo il Movimento 5 Stelle? Io non credo, cioè, voglio sperare, no, non credo, non ho nemmeno elementi per affermarlo, assolutamente no. Fatto sta che è una cosa inquietante che, specialmente in questo periodo che si parla di indulto, amnistia, delle carceri piene, cioè a me mi preoccupa il fatto che una persona che ha anche sbagliato, un ragazzo che magari ha fatto un errore e ha pagato con la galera, con quello o con la multa, perché ora sai, molte pene si commutano in multe, cose del genere. E io non teoricamente dovrei isolarlo, cioè si parla tanto di aiutare le persone dentro le carceri o chi ha sbagliato. Poi, se ma uno... prima devi sapere, prima di poterlo isolare, devi sapere. Al di là che come fai tu a sapere? Mica puoi fare un body scan o un fedina scan. Io non lo posso. Non è consentito dalla legge, tu non hai nessun diritto di chiedere a me che entro se sono pregiudicato. Ti dirò di più. Io la prima cosa che ho fatto quando mi hanno notificato questa cosa, al maresciallo ho detto: ma mi dica chi sono, perché devo saperlo chi sono. Così la prossima volta non li faccio entrare. Non li faccio entrare. E lui mi ha detto, no, non te lo posso dire chi sono. Ah! Allora gli ho detto, ma allora, io non posso chiedere la fedina pedale, non posso mandar via le persone. Cosa devo fare per tutelarmi affinché non succeda? Perché io ora sono in questa situazione. Se tornassero stasera e trovano fra 50 persone 5 che hanno precedenti, mi potrebbero togliere per sempre la patente. Per sempre. Io non potrei più lavorare, per sempre. E io gli ho detto, ma allora io come posso tutelarmi? E lui, ti dico cosa mi ha risposto. Dai, dimmelo. Mi ha risposto. Se lei vede nel locale una persona con una faccia sospetta, deve chiamare il 112. E qual è la definizione di faccia sospetta? Non ha saputo dire. Se ha le sopracciglia all'insù, se ha il naso storto, come si capisce? Non lo so, ancora nessuno mi ha risposto. Ma tu non gli sei scoppiata a ridere quando ti ho detto questa cosa? Io non rido davanti a una divisa. Non rido davanti a una divisa perché? Perché un poliziotto o un carabiniere, io so che è lì per lavorare e fare il suo dovere, esattamente come me che sono in cucina a cucinare. So che spesso lavorano e si debbano mettere la benzina nelle macchine, che le prefetture non hanno la carta, le penne. Cioè io queste cose lo so, sono del movimento, sono abbastanza informata. E poi, voglio dire, io sono una che andava a giro con il cappellino, io sto con Genchi ai tempi che lo mandarono fuori dalla polizia. Cioè, io sono una che... Appunto, quelli buoni li mandano via. Questa è una cattiveria che dico io, eh. Non ti chiedo di associarti alla mia cattiveria. La cosa impressionante è questa. La cosa impressionante è che sulla base di quello che hanno fatto a me, tutti i locali pubblici d'Italia... discoteche, bar, ristoranti e quant'altro, potrebbero essere chiusi. E la cosa ancora più impressionante è che io ho preso un appuntamento con il sindaco di Capannori, che tra l'altro è un sindaco del Ghingaro che è stato appoggiato nel 2009 dal movimento, prima che esistessero le liste civiche,
abbiamo fatto una bella esperienza con il sindaco di Capannori. Quindi sono andata, ho chiesto un appuntamento, gentilmente mi ha ricevuto e lui, io sono rimasta allibita perché lui mi ha detto che lui non sapeva niente e ha letto tutto dai giornali. Cioè la questura non è tenuta nemmeno a informare, cioè lo informa a cose fatte. Ora, il mio avvocato nel ricorso lo sostiene e mi spiega che l'articolo 100 TULPS non si può applicare in questo modo. L'articolo 100 TULPS innanzitutto è un decreto regio del 1931, quindi capisci l'entità, cioè capisci le caratteristiche di questo articolo. Ma adesso articolo. Il tuo avvocato può chiedere un risarcimento danni? Perché io tu hai fatto, perso dei soldi per quelle due settimane di mancata attività, no? Ecco, io ho fatto ricorso per avermi, cioè per vedermi togliere la chiusura, ma non mi hanno nemmeno risposto e la chiusura è andata avanti e oggi io riapro senza aver avuto risposte. Quindi sono stata penalizzata per tutti e 15 giorni. Poi ho 60 giorni per fare ricorso e lo farò sicuramente, ricorso al TAR, perché, e non solo, farò qualcosa anche contro i giornali, non abbiamo parlato dei giornali, ma si è scatenata una campagna sui giornali che io, sono i miei clienti che fortunatamente ci conoscono e sanno che siamo brave persone, sui giornali sono uscite tutte altre cose, sono uscite che noi avevamo avuto delle multe, sono uscite che qui c'era sporcizia, droga, cioè... Io ricordo un titolo di una testata online che si chiama Lo Schermo, che diceva droga e sporcizia, chiuso il locale, poi non ho nemmeno letto io l'articolo per non arrabbiarmi. Quando io, no, addirittura un giornale dice che io ho avuto una multa, io non ho ricevuto nessuna multa, anzi sul documento che mi ha chiuso il locale c'è scritto che indipendentemente dalla responsabilità dei titolari. Quindi questa è la situazione. Però io... cioè, sono preoccupata perché dico a tutti gli esercenti d'Italia, attenzione, perché in qualsiasi momento vi possono chiudere. E il mio avvocato mi dice che però non si potrebbe applicare così l'articolo 100 TULPS. Cioè, il questore avrebbe, i carabinieri avrebbero dovuto prima convocarmi, domandarmi qualcosa, mettermi al corrente, informarmi. Io avrei collaborato. Cioè, se loro mi avessero detto, guardi signora che lei è da lei... abbiamo fatto un controllo, sono presenti alcune persone con la fedina penale sporca, o io avrei detto ditemi come posso collaborare e l'avrei fatto, ma io non sono mai stata avvisata di niente, cioè nessuno mi ha ma non solo non hanno avvisato me, non hanno avvisato nemmeno il sindaco, cioè nemmeno l'amministrazione comunale, almeno questo mi dice il sindaco, che non è che posso dubitare del sindaco, persona per bene, per quanto ne so io. Lui mi ha detto che lui... loro hanno avuto solo la notifica di quello che era successo, che fra l'altro lui ha visto due o tre giorni dopo, perché dal protocollo al sindaco è passato qualche giorno e quindi la notizia l'ha avuta dai giornali. Mi ha detto anche che è stato per altre questioni dai carabinieri qui locali, dall'AMRI, che mi avevano notificato, ma non gli era stato detto niente di particolare su questo argomento. Quindi nessuno ha informato nessun altro, me compresa, e però mi hanno chiuso, cioè per me è stato un fulmine a ciel sereno. E ora ovviamente vi potete immaginare come sto lavorando. Lasciamo perdere che la nostra è un'attività a conduzione familiare, siamo io, mio compagno e mia figlia. Abbiamo tanti amici, la nostra è una comunità che io da 8 anni, da attivista da 8 anni del movimento, gestisco come un meetup in pratica. E qui si riunisce tutto il movimento saltariamente di Lucca, facciamo spesso le riunioni qui. Ma non solo il movimento di Lucca, qui ci viene chiunque, perché il mio locale è a disposizione, ho tanto spazio, qui non è come in altre città d'Italia, non ci sono molte strutture pubbliche a disposizione libere, quindi spesso alcuni gruppi mi chiedono di venire, io ho ospitato Sel, ho ospitato... È venuta anche la signora Boldrini qua, qualche volta? La Boldrini no. È tanto simpatica. Ci vado. Cena insieme al vice sindaco di Capannori, che tra l'altro con cui ho un buon rapporto, perché qui a Capannori l'amministrazione comunale è veramente a misura d'uomo. Sì, cioè io sì, sto sì. bene qua. Io... Ma è forse l'unico caso in Italia del PD che lavora bene? Si può dire questo? Sì, anche se ultimamente qualche peggioramento abbiamo visto, per esempio l'apertura di 3 sale gioco, però anche quello ci dicono che l'amministrazione comunale può mettere dei paletti su magari le distanze dalle scuole, però non può impedire l'apertura perché credo che sia la prefettura che dà il livello provinciale. Così mi dicono io ora, non sono tanto qualificata per fare valutazioni di questo tipo.
Però voglio dire, io qui ho un buon rapporto con il comune, ho organizzato 2 anni di seguito delle iniziative no alcol per stimolare i giovani a divertirsi senza abusare dell'alcol, avevamo solo bevande analcoliche, ho fatto tantissime feste di beneficenza. 2 anni fa, per esempio, abbiamo fatto una raccolta per delle donne che non, in Etiopia, che non potevano avere degli interventi di tipo ginecologico. Raccoglievamo circa 600 euro a sera e lo mandavamo là per gli interventi. A proposito, non so se tu hai visto il mio Mi Scappa la diretta di ieri, lo sai che c'è la mia amica Flavia Tavano, che ho conosciuto tramite Ilaria Borrelli e Guido Freddi, ricordi quelli del film Talking to the Trees? Bellissimo. Lei è la presidente di un'associazione senza scopo di lucro, naturalmente, per difendere i bambini dalla violenza che ricevono in tutto il mondo. Lei passa 4-6 mesi all'anno in Brasile, in una missione, proprio per questa battaglia. Lei è italiana? Lei è italiana, sì. Guarda, sì. Allora potresti dirgli da parte mia, o glielo dico io così? No, magari potresti organizzare qualcosa qui con lei. Ma io sono a disposizione di tutti. Quando qualcuno mi chiede il locale, io sono la prima, perché lo sai, nel movimento quello che conta è stimolare l'attività delle persone, cioè stimolarle a essere attivi. Quindi, siccome io lavoro con i ragazzi, è difficile motivare i ragazzi, perché non hanno, io ne vedo partire tanti. Noi stiamo mettendo qui un orologio con 4 fusi orari diversi, ogni fuso orario è un ragazzo che se n'è andato qua dal mio locale per cercare lavoro all'estero. Ne abbiamo in Norvegia, ne abbiamo a Londra, ne abbiamo in Australia, ragazzi che per noi erano un po' figli adottivi e sono dovuti andare perché qui non avevano opportunità. Quello in Australia è biologo marino, per esempio, qua assolutamente è una strada, è uno spazio. Altri all'estero trovi lavoro in una settimana, che vai all'estero, alcuni di loro addirittura non sanno nemmeno l'inglese e hanno trovato lavoro lo stesso. Però a questa signora io vorrei dire, già che mi offri l'occasione, di non andare tanto lontano se vuol difendere i bambini, perché qui in Toscana, c'è bisogno di andare in Brasile, qui in Toscana abbiamo la situazione del Porteto, che è molto drammatica, è drammatica la situazione al Porteto. No, ma lei passa 4 mesi all'anno fuori, ma poi gli altri 8 mesi sta qui in Italia. Io sarò lieta, se lei vorrà venire, magari li metterò in contatto con l'associazione Porteto, perché cerchiamo di aiutarli, ci sono dei nostri attivisti molto, molto accaniti che si danno da fare per difendere queste... Va bene, glielo dirò. Perché lì praticamente al Forteto si tratta di un'associazione che dovrebbe essere a beneficio dei bambini, però la persona che la gestisce ha dei precedenti. Per pedofilia? No, per... Sì, su cose del genere. Ok. Quindi, per dirti, quindi cioè, ci sono delle cose poco pulite, poco chiare su... Magari sarebbe interessante... La metto in contatto con te, Flavia. Il telefono lo spingo. Sì, no, vabbè, tanto ormai diciamo che se non vuoi aggiungere altro, insomma, no, diciamo che la storia abbiamo capito. Qua la gente è allibita, ti dico, in chat. Per esempio, Feli Costa dice, tanto antifascismo, ma le leggi fasciste vanno ancora bene. Ma vanno ancora bene fino a un certo punto. Se è vero quello che mi dice il mio avvocato e se è vero quello che c'è scritto nel ricorso che mi ha fatto... Non si può chiudere di punto in bianco così, cioè ci vorrebbe una concertazione, siamo in epoca democratica, non durante l'epoca, questo è un regio decreto. Quindi. Sì. Però io ecco, vorrei fare un appello, se così deve essere applicato l'articolo 100, io vorrei fare un appello al questore del Senato, Laura Bottici, vorrei fare un appello affinché chiuda il ristorante al Senato. La buvette, perché lì droga a fiumi ne girerà, non so, a piste. Però sicuramente ci sono pregiudicati e sicuramente si incontrano vero, si mettono d'accordo sul da fare. C'è Dell'Utri, c'è Berlusconi, tanto per citarne due, c'è sì, Formigoni. Sì, perché a un certo punto, voglio dire, quelli sì che hanno l'opportunità di essere un pericolo per l'ordine pubblico. Esatto, e per esatto. La sicurezza. Perché non chiudono la buvette per 15 giorni? Sì, ecco, perché no? E allora, facciamo un appello al questore di Roma, che chiuda la buvette del Senato, ma secondo me anche quella della Camera va bene, per almeno 15 giorni, perché sicuramente è piena di pregiudicati. Possiamo fare una lista ben dettagliata. Sì, ora facciamo per sdrammatizzare questa situazione. La cosa seria invece è l'appello all'associazione commercianti e a tutti i commercianti come me che lavorano nel mio settore, e vorrei fargli capire che questa cosa è pericolosa per tutti. È pericolosa per tutti. Non solo per noi del Movimento 5 Stelle. Sì, attenzione, non vi fate prendere in giro dai giornali che scrivono cose, che è chiaro che anch'io avessi aperto il giornale, avessi letto la situazione, l'articolo, avrei detto, vabbè, ma chissà che schifezze c'erano.
Qui siamo una Magari famiglia. c'erano 10 notav violentissimi nascosti lì Ecco, dentro. volevo dire, nelle precedenti di polizia ci sono anche loro, perché come sai basta andare al campeggio su e sei segnalato e quindi è un precedente di polizia. Ora io volevo dirti che io 2 anni fa ho mandato 2 pullman in campeggio in Val di Susa, quindi i miei clienti, la metà, sono tutti notav. Quindi sono tutti schedati? Sono tutti segnalati. Ecco, questo per rendere l'idea. Sì. Perché non sempre chi ha Carlo, quindi se vengono stasera ti richiudo, perché io pure sono segnalato. Esatto. Io che mi chiamo Salvo Notav sia su Twitter che su Facebook. Paolo Cicerone, quindi lui. Siamo tutti segnalati. Esatto. Ah, ecco. Quindi se tornano stasera, quindi mi fa che mi conviene che me ne vado. No, io non ti posso. Scappo, se li vedo arrivare scappo ma io. Ma io non ti posso mandare via, anzi, sono obbligata a darti cena se mi fai l'ordine. Va bene, Emanuele, io ti saluto e ti ringrazio, ti lascio andare. No, più che altro vado a farti cena. Grazie. Perché se non muori di grazie. Fame, perché sei grazie. Magrino. No, ma io sto bene, tranquilla. Com'è che si chiama sta cagnolina che mi dimentico sempre? Nefer, il mio amore. Nefer, eh? Nefer. Nefer. Nefertari. È la stessa che ho conosciuto a Parma, no? Sì, L'anno è la scorso. Stessa che ho conosciuto a Parma. Ciao, bellissima. È stata anche bella. È stata anche al a Woodstock. Febbraio. No, ah, lei non c'era ancora a Woodstock. Ok. È stata a febbraio a Roma, però. Ah, il 22 febbraio era sì, Roma? Sì, era fra, Roma. Fra gli 800.000? Esatto, 800.000 e mezzo. Vero? Va bene, buon lavoro e grazie per l'intervista. Grazie a te, grazie mille. Caspita, sono diventati 50 nel frattempo. Qui Fulvio dice: Emanuela, ti voglio bene. Ecco. E poi appunto Rosanna dice: pazzesco. E se ritornano, che fanno? Richiudono il locale? Roberto Poggi. Roberto dice: per droghe e armi possono entrare anche senza un mandato. Puoi solo pretendere la presenza dell'avvocato. Sì, è vero. Poi. Anche in casa tua. Anche in casa mia? Sì. Ma se io le armi, cioè, è come il discorso dell'Iraq. E se poi non le trovano le armi? Ascolta, nel mio documento c'è scritto presunto, preventivo. Mi sono spiegata? Sì. Le paroline presunto e preventivo permettono alle forze dell'ordine di fare qualsiasi cosa. Ho capito. Non è vero che non possono entrare in casa tua senza mandare. E manco quando vengono gli puoi dire un presunto e preventivo vaffanculo perché poi è oltraggio a pubblico ufficiale. Ma non mi permetterei nemmeno. Ma preventivo, presunto, mica per forza, mica netto. Proprio dici, guardi io presumibilmente la potrei mandare a fare in culo. In modo preventivo. Vabbè, giusto per buttarla in risata. Sì. Grazie Manela. Grazie a te. Buon lavoro, la io rientro dentro. Sì. Va bene, carissimi amici, adesso io mi inquadro e vi saluto e vi do appuntamento a fra poco. Allora, eccoci qua. Quindi spero che voi abbiate apprezzato questa intervista, come vedete è genuina come tutte le interviste che faccio io, non aggiungiamo nulla, semplicemente le parole dei protagonisti. In questo caso avete visto Manuela Bellandi, che molti di voi conoscono perché è un'attivista storica del Movimento 5 Stelle, e vi dico la verità, adesso che lei se n'è andata, io questa domanda gliel'avevo già fatta prima di andare in onda, lei mi ha detto ma no dai non parliamo di questa cosa, però insomma il mio sospetto, lei non c'entra niente, quindi Manuela non pensa questo, ma io penso che questo controllo sia stato in qualche modo architettato solo per punire Manuela perché è del Movimento 5 Stelle, tutto qui. Ecco, questo è un mio pensiero, non suffragato da prove. Diciamo che è un mio sospetto, ecco, ma come si dice, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Secondo me questi qui hanno trovato una scusa, hanno applicato una legge fascista in modo fascista, semplicemente per rompere le balle, perché la proprietaria del locale è un attivista del Movimento 5 Stelle. Tutto qui. Perché altrimenti, applicando lo stesso criterio, dovrebbero chiudere tutti i locali d'Italia, a parte la buvette della Camera e del Senato, perché è piena di pregiudicati, ma anche tantissimi altri locali, e invece non li chiudono, ma perché è giusto che non chiudano gli altri, il problema non è che devono chiudere gli altri, il problema è che non dovrebbero chiudere questo, cioè un locale tu lo chiudi quando magari c'è una rissa e si ammazza qualcuno, oppure quando c'è uno spaccio di droga, cioè che tu trovi magari qualcuno che vende la cocaina agli altri, che usa il locale come luogo per spacciare la droga, ma se tu trovi uno che ha una dose personale perché se la deve fumare, non puoi chiudere il locale per questo, anche perché il titolare non ha la possibilità di verificare se chi è dentro il locale è uno spacciatore o è un pregiudicato per qualunque altra ragione o un consumatore. Quindi è veramente assurdo, siamo in uno stato fascista. Questo episodio che è successo a Manuela, l'episodio che è successo ad Alessandro Carluccio a Roma 2 giorni fa e tanti altri confermano purtroppo che siamo in uno stato fascista governato da dei criminali.
Con questo per il momento vi saluto, o probabilmente più tardi tornerò in diretta magari per farvi sentire un po' di musica o diciamo una sorta di mi scappa la diretta by night, e poi sicuramente anche domani, perché domani, se ho capito bene, domani pomeriggio credo, ci sarà una riunione di alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle qui in questo locale. Quindi a più tardi, se volete, se siete nottamboli, per un mi scappino la diretta notturno, e poi sicuramente domani per qualche altro aggiornamento. Per il momento è tutto, un abbraccio, buona cena e ci vediamo presto. Ciao.